chiamo Giancarlo e amo il mare da sempre. Sono navigatore oceanico e nel 2020 ho completato in ottava posizione il mio primo giro del mondo in solitario. Adesso sto già preparando il secondo con l'obiettivo di migliorarmi. Qui condivido con voi le mie esperienze di mare, di sport e di vita. Dimo un po', che schionate gli arnucchi in un pulso come sta fa? Ciclone. Oh, yeah, guarda, ok, andala. Non sei quella. Ecco qua, questo è il centro del Bragano che ci sta inseguendo e noi siamo in questa posizione qui. Dobbiamo cercare di essere quanto più nel verde possibile, che è un vento intorno ai 20 nodi, ed essere lontani da tutta questa parte violacea, perché è quella dove bastona forte. Preferisco cambiare la vela, perché meglio cambiarla e doverla ricambiare dopo 3-4 ore che restare pigli e magari fare tutta la notte con 12 ore sotto invelati. Con un uragano dietro. Esatto. Abbiamo un solo capitano. Che sei cosa? Una medicina per l'autostima? Com'è adesso? Ci mettiamo a riparo, diciamo, da questo grosso fenomeno, in modo da prenderlo proprio limbicamente, perché chiaramente ci dà due calci nel culo e... Tu sei a posto, sei stanco, sei riposato, sei... come ti senti? Io mi sento vivo in queste situazioni, cioè altrimenti quando sono a terra vive la metà delle mie cellule, qua stanno vivendo tutte, è difficile, vorresti essere a casa, certo dovresti essere a casa, però sono vivo, a 360 gradi. Avere il uragano finalmente alle spalle mi lascia respirare con un po' meno affanno, sono molto più tranquillo, è stata una navigazione comunque impegnativa. Se avessimo avuto qualche problema sarebbe stato complesso da gestire, perché la depressione ci avrebbe mangiato. Siamo finalmente fuori pericolo e concentriamoci sull'ultima fase della navigazione. E ci si comincia ad avvicinare a casa, meno di 1000 miglia all'arrivo. Con Pierre prepariamo la strambata. Una mano ai Terzanoni per la frazionata, nebbia di qua, e sole che sorge di qua. Sto facendo un risottino alla zucca. No, comandante, oggi ho già mangiato, comandante. Non lo vuoi? Bisogna fare sacrifici e solo con i sacrifici si possono ottenere grandi successi. Sono andato a pisciare, tanto. Sì? È una conquista riuscire a pisciare. Madonna. Bon Pierre, petit rafale. Petit déjeuner avec un petit rafale au poisson. Protéines le matin, fidèle de champion. Ça. Elle fait de l'huile d'olive ou sans huile d'olive? Sans huile d'olive, je pense. Je ne suis pas encore complètement italien. Je prendrai de l'huile d'olive au petit déjeuner quand je parlerai italien, je pense. Ok. Vediamo un po' che ci reste da mangiare. Ci andiamo. Ci va, sapete dopo. Guarda. Tutti i fideli. Vabbè, dai, siamo apposta ancora. Cibo di rapa? Ho mangiato già. Pasta e fagioli non ti piace? Questo cos'è? Con bottarga di tonno, mazza. Questo sono fagioli con bottarga di tonno. Ma no, dai, no, no, sto apposta. No, ne abbiamo di roba, dai. Ok, capitano. Facciamoci un risottino. Usando le ore di lavoro, mi cambi vela, le pompate sul winch, le sto accusando, sappia. Però ci stiamo
guadagnando casa. È vero. Ci stiamo guadagnando la casa. E il mare non ci sta regalando niente, di questa cosa bella. Ci stiamo prendendo tutto. Bordo dopo bordo stiamo andando a casa, porca miseria. Ti capita mai che a volte ti senti anche un po' intrappolato e torturato un po' dalla tua passione? Che quasi sembra che ti stia un po' imprigionando e ti stia togliendo la libertà la tua stessa passione. Sì, questo sì. Una passione è un qualcosa che ha... che genera un'emozione su di te e quindi automaticamente spesso l'emozione va al di là della razionalità. Però è anche questo il bello dell'emozione e delle passioni, no? Cioè tu pensa anche ai rapporti. Se tu non sei innamorato in una relazione, sei distaccato, hai il controllo della situazione, ma non hai quell'effetto di essere inebriato, perdere la testa. Quando invece ti succede, perdi il controllo, però è lì che esplori dei mondi in cui prima non ci sei mai stato. Prima di tornati, poi l'uragano, mi è venuto in mente una roba, no? Te, quando fai queste robe, ci pensi mai alla morte? No. Mai pericolo di vita. Cioè ci pensi a morte, no? Se ti senti vulnerabile alla morte perdi il sacrificio. E quindi no, non mi sono mai sentito un pericolo di vita, neanche in situazioni in cui magari era un po' pericoloso. Madonna, dovrei non ritornare più a terra, potrebbe succedermi. Quello basta andare a fare un giro in motorino a Milano nelle ore di punta di traffico. È vero. Consegnando una pizza. Cioè credo che è importante che mantieni sempre il sangue freddo e chiaramente, come dire, no? Devi sempre esporti il meno possibile al pericolo, anche se è chiaro. È un'attività a rischio, no? Certo. Ti posso dire una cosa? Questo risotto è stupendo. Veramente buono. Con l'aggiunta del sugo che ci hai messo, dell'estratto di pomodoro. Questa, Francesco, è l'ultima notte in mare. Io l'ultima notte in mare la passo sempre comunicando pochissimo col mondo e voglio godere ogni secondo. Ogni secondo della navigazione. Perché poi, quando scendi a terra, sarà tutto finito. Tutte queste difficoltà, assaporare un pasto, cioè la complessità di tutto sarà finita, sarà tutto facile. Perché questo risotto non è così buono a terra? Perché qua te lo guadagni. È vero. Sono sempre un po' teso io all'arrivo. Quando comincia ad avvicinarsi alla costa, 100 miglia, è lì che mi comincia sempre a salire la tensione, che è l'ultima scarica adrenalina, perché comunque cioè, l'incidente o la stupidaggine arriva sempre vicino a terra quando c'è il momento di rilascio della tensione. E siccome so che l'equipaggio è stanco, adesso devo caricarmi un po' l'oggetto sulle spalle. Il pescatore, la boa, devo sempre comunque bisogna stare... sono stanco. È vero, sto una Pasqua, sto riposato, ho dormito, sto bene proprio, posso andare a nuoto adesso se vuoi. Io sto accusando di quelli di lavoro, i cambi vela, le pompate sul winch e mancano quasi 100 miglia all'arrivo, 105 miglia all'arrivo. Pim pim pim. Ed ecco il gommone dello staff Giancarlo, che ci sta passando i parabordi all'ingresso. È bello vedere un po' di gente nuova. Non riesco a parlare perché si sta congelando la bocca. Pietro è già sceso, vuoi sentire da poco?
a un freddo micidiale, non sono abituato. Good job. Stefania ci ha fatto trovare quello che desideravamo in mezzo al mare. Un pollo. Quanto era sugliamo questo pollo? 10 giorni. 10 giorni. Per il pollo. Non è una bella idea. Pier, prendi il pollo. Con passo Pier, mangia il dolce. Un petit déjeuner français. Okay. Francia. Marca è lì e noi siamo qua. È stato un piacere. Come è stata questa palestra? È bellissimo, poi ti farò sapere dopo ogni giorno. Dura? Dura. Dura, no? Dura. Senti, io prima che parto facciamo una cosa. Un pensierino per questo non fare più da però lo devi aprire quando sei a casa tua, ok? Grazie di tutto. Vediamo presto, aspetto in salento. Fai un buon viaggio di rientro. Grazie. Ciao, Fra.